Eccoci qua, questo breve video sulla motivazione. È un termine abbastanza utilizzato e usato non solo nell'ambito dello sviluppo personale, ma anche nell'ambito lavorativo. Non per questo possiamo dire che possa essere sicuramente compresa. Infatti è un termine molto usato e abusato in tutti i documenti, per esempio aziendali, e ci soffermeremo sul fatto che esistono oltre 100 definizioni di motivazione. Quindi di fatto, teoricamente, definire la motivazione è anche complicato, però per un certo senso pragmatico della nostra vita, dei nostri incontri, diremo sicuramente che la motivazione è un'arma vincente nella nostra vita, ma anche nel lavoro. Uno schema generale che ci illustra la motivazione è quello che fa differenza tra i vari motivi fondamentali e ne registra soprattutto tre. Vedete che da un lato si evidenziano i desideri, ciò che ci spinge a, ma anche il sentimento magari opposto che è quello di paura, quindi il desiderio di eccellenza, di rifiuto contro la paura di fallire e la paura del successo, desiderio di protezione e di affiliazione contro la paura del rifiuto e dell'affiliazione, il desiderio di dominio e di potere contro la paura della dipendenza e del potere. Ma senza dubbio la teoria che più è diffusa e che è molto illuminante nell'ambito dello sviluppo personale e professionale è senza dubbio la teoria di Abraham Maslow, la teoria della motivazione umana che ci mette in evidenza come attraverso un principio di dinamismo gerarchico esistono dei bisogni primari e dei bisogni secondari. È una scala gerarchica nel senso che noi dobbiamo partire dal gradino sottostante, i bisogni fisiologici, per arrivare piano piano, progressivamente, al bisogno di autorealizzazione. Questo significa che non potrò mai definirmi una persona realizzata, autorealizzata, se non ho gratificato prima i bisogni di stima, d'affetto, di sicurezza e i bisogni fisiologici. È dinamica perché io posso transitare, cambiare di livello a seconda del periodo della vita, quindi non è sicuramente una scala fissa. Su un versante lavorativo io posso far coincidere i bisogni fisiologici con lo stipendio, con la paga, con la retribuzione. La regolarità dello stipendio, tipo di impiego, può soddisfare il bisogno di sicurezza. Il fatto di appartenere a un team, a un'azienda, gratifica senza dubbio il bisogno di affetto. Il fatto di essere riconosciuto e stimato magari dal mio team, dalla stessa azienda, o il fatto di essere stimato per il mio ruolo professionale, per l'identità professionale, gratifica ancora il bisogno di stima, sino all'ultimo gradino, che è un gradino un po' più alto e oserei dire anche un po' più spirituale, in cui la persona si sente autorealizzata. Nell'ambito della motivazione esiste anche il lavoro che si fa sugli atteggiamenti e sulla cosiddetta forza del pensiero. Infatti si dice che spesso riuscirete se siete convinti di riuscirvi. È come dire diversamente che noi siamo responsabili del successo, ma anche del fallimento. Una distinzione importante è quella tra motivazione attitudinale e incentivante, ovvero tra motivazione, diremo, intrinseca o estrinseca. Sebbene tutti noi abbiamo bisogno dell'incentivo esterno, del rinforzo esterno, della meta da raggiungere, dell'obiettivo, spesso alla lunga, lungo appunto un arco temporale vasto, e questo vale anche sul versante lavorativo, ciò che fa la differenza però è sempre comunque la spinta interiore. Le caratteristiche di questa spinta interiore sono ovviamente soggettive, si parla appunto di motivazione intrinseca o attitudinale. Com'è la persona motivata? Beh, osservatevi e studiatevi quando siete più motivati rispetto a altri periodi. Sicuramente una persona motivata è una persona positiva che ha un atteggiamento fiducioso e che è mossa da uno scopo chiaro e definito. Bene, io vi lascio a una
suggerimento di un video che voi trovate liberamente sulla rete, è tratto dal film La ricerca della felicità. Vi consiglio di vederlo e noi ci vediamo sul mio sito www.mircoturco.it. A presto.